Con non pochi problemi vi do il benvenuto in No Ghost in Stay Home. Sì, questa sarà la lingua natura del gioco. Potrei alzare magari un pochino, metterla così. Ci può stare. Dov'è l'achievement shop? Dovrebbe essere in italiano, comunque io l'ho settato in italiano. Anna. Anna è stata lasciata a casa da sola. È la prima volta. Ok. Delle perplessità. Ok, noi dobbiamo guardare Anna, no? Ok. Non capisco. Questa credo sia la TV di Anna. Ok. Non mi è ben chiaro cosa io possa fare. Ok. Perché non capisco benissimo cosa questo gioco mi voglia far fare. Chiudiamo la finestra. Se io vendo il teschio. No, non mi niente. Non capisco la porta. Non capisco niente, aiuto. Ok, non posso interagire con Anna. Un possibile finale. Il fantasma non è apparso. Allora. Chi sei? Ok. Tocca a diversi posti nella stanza. E l'ho fatto. Non mi ha portato a niente, ma l'ho fatto. Allora. Dio santo. Ah, ma sono cambiate le cose qui. Ehi. Ok. Io non posso vero fare niente. Ciao.
Mi perdoni. Vuole la siringa? Ok. Cosa succede? Il fantasma non è apparso. Ah, una cosa del genere non è niente di fronte a un'enorme cospirazione. Ah, questi sono tutti i possibili finali, quindi. Ok. Non spaventare Anna, la paura attira i fantasmi. Lo giuro, non sto capendo. Allora. Merda. Non se lo lasciassi lì, no. Apriamo la porta. Ma lo lasciamo così adesso. E chiudiamo la porta. Ho un teschio. Ok. Ah, però. Vediamo cosa succede se lo lascio. Cioè io. Il mio teschio. Con dei baffi? Massacatana? Il fantasma non è apparso. La sua stanza è stata occupata da un mostro. Ok. Anche se non fai niente, l'aura del ghost. L'aura del ghost, sì. L'aura del fantasma che esce piano piano. Ok. Ora. Io non so però, cioè io prendo questi oggetti e vabbè, non posso drogare Anna e fin lì. Questo, cioè, questi dovremmo essere noi, immagino. Ipotizzo? Non lo so. Ok. Se non aprissi la porta. Ok. Fuck, l'ho aperta. Pensavo se ne fosse andato. Vabbè, aspetta. Ah no, è acqua. Ok. Chiudiamo la porta. Non saprei. Attenzione.
La nostra tenera Anna si sta spaventando. Ok. Io non capisco molto spesso cosa fare. Che? Non posso dargli niente. La porta devi lasciarla boh aperta? Qui non c'è nulla. Vediamo la pianta se cresce fa qualcosa. Questo è praticamente comunque un gioco per cellulare, portato su Steam. Mi sembra abbastanza ovvio. Niente. Non capisco. Aspetta. Allora, dicono che il fantasma del suggerimento indica la forza della persecuzione. Oi boh. Bell'inizio. Ok. Ah, la chiave? Ok, è lì. Io non posso fare niente. Io provo a schiacciare tutti questi cosi, ma non sto ottenendo. Aprivo. Cosa mi dai ora? Cosa mi consegni? Una pianta o un ragazzino? Ok, mi consegni una pianta. Se io non curassi la pianta. Ok. Io lascerei. Vediamo cosa succede se non cura la pianta. Lascio la porta aperta. Guardate che la cosa più inquietante di tutto questo siamo noi. Mi sembra abbastanza chiaro. Però. Posso drogare? No, vabbè. Abbiamo già curato. Ok. No. No, aspetta, questo è per lo schermo, questo è per la lingua. Tappato, ho cliccato molto, cioè. Non posso. Cambiarsi canale? No. Quello che non capisco. Aspetta, curiamo la pianta, dai. Non capisco. Tutti sti oggetti, cioè alla fine.
Io posso cliccare, sì, su tutti gli oggetti, eccetera. Ma non... Ok. Questo sblocca qualcosa. Allora, l'effetto solo per il fatto di possedergli. No, no. Ok. Carino da parte tua. Ok. Vabbè, se clicco qua non accade niente. No. Chiuditi. No. Immagino che cresca la paura se faccio così. Ok. Il problema è che tutte queste puttanate compaiono, ma io non posso fare niente. Cioè, io non ho nulla con la quale interagire. Posso schiacciare su quello. Non so come andare avanti, devo essere onesto. Sono piuttosto bloccato perché non capisco come, cioè non so come interagire con niente. Cioè io lascio quella roba lì aperta tutto il tempo. Adesso io lascio tutto aperto. Questa è la porta di casa. L'ho capito. Non ho capito la pianta. Perché non posso curarla più volte. Non so cosa fare. Non ho la benché minima idea di cosa io debba fare. Ennesimo finale che abbiamo già visto. Ok. Non voglio comprare le cose da staff. Quindi i fiori non appaiono finché non avevi visto una certa scena e fin qua ci sono. Chiudere. Ok. Io ci riprovo. Puoi comprare indizi. Ma mi sa che alla fine li compreremo gli indizi. Perché? Non so veramente cosa fare. Qui c'è la chiave, qui il teschio e qui il vuoto. Allora, aspettiamo che suoni al citofono. Ok. Curiosità, se io lasciassi il regalo chiuso adesso.
Succede qualcosa se lo lascio chiuso? Tu non ti giri, tu ti giri. Ok. Vediamo un po'. Osserviamo. Perché è un gioco sicuramente intrigante. Assolutamente si dice bene al mese di ottobre perché è la via di mezzo tra l'horror e l'inquietante effettivo. Io ho sempre visto Halloween più che per gli horror, per i film magari un po' più creepy, ok? Ok. Ok. Quasi. E sbuca, cazzo. No. È il momento di comprare gli indizi. Allora, se io facessi questo, ah, siringa più teschio alla pianta, ok. Ok, questo è il finale della bestia. Mi piacerebbe vederli tutti. Questo era. Liberare il bambino e drogarlo. Questo era. Tappa e basta. Ora. Ne sblocchiamo un paio. Ok. Ma non capisco che icona sia quella. Va bene, intanto. Teschio. Ricordiamoci, teschio e chiave. Cioè, meglio. Apriamo la porta. La prima cosa da fare è trovare la chiave. Non è qui. Ok, chiave trovata. Puoi utilizzare il teschio sulla pianta. Cioè devo. Ah no, questo è il ragazzo. Allora, lo liberiamo. Ti posso dare un fiorellino? No.
Non c'è altro? Che succede? Fantasma non è apparso, ma sta succedendo qualcosa in città. Zombie. Ah, liberarlo senza dargli niente. Questo è liberarlo e drogarlo. Questo è non liberarlo e drogarlo. Okay. Se io invece ne lo libero e ne lo drogo, cioè adesso lo lascio lì. Queste cose non le capisco. Ma va bene, mi piace perché è figo. È che non capisco il... ora vediamo. Ok, non c'è niente qui. Vai, apriti. Vediamo un po'. Mi porti il ragazzo o la pianta? A occhio la pianta. Esatto. Ora. Era teschio. No, vedi che però non va. Ok, acqua più. Più teschio. Ok. Non me lo fa fare. Allora, vediamo il filmato. Non me lo fa proprio fare, non capisco. Perché se io clicco qua me lo porta via. Se io... Non capisco. Io provo a schiacciare un po' ovunque, ma non... Ok. Non so bene cosa io debba fare, perché non ho capito l'indizio. Qui? No? Non mi dà niente. Non capisco. Ho visto quel finale 37.000 volte. Lo chiamone un altro. Tu. Allora, credo che questo sia per quando arrivi il fantasma, ma non è mai arrivato, quindi...
La paura attira i fantasmi. Devo trovare un modo per farle quanta più paura possibile. Ok. No. Ignora tutte le chiamate. Io sto provando anche a magari tenere premuto, trascinare. Non accade nulla. Ok. Ha spaventato molto Anna. Ok, buono, ottimo direi. Dai. Ok, molto bene. Su. Ok, Anna, cagati addosso proprio. Ed è bellissimo se comparisse questo cazzo di fantasma. Il problema è che minchia, puoi rifarsi ogni volta tutto sto bordello. Io non ho capito quello scarafaggio poi. Ogni volta che tu. Ok. Vediamo un po'. Anna, devi proprio angosciarti, non. Ok. In un modo o in un altro devi morire di paura. Non credo di esserci riuscito manco stavolta, eh. Merda! Ho fatto casino. Perché non. Dai. Non compare. Dio santo. Io. Vai, compriamo un altro. Non accade niente. Non lo so, amici. Ci vediamo però nella prossima parte.